ragazzi, io sono Vartex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite. Vado, che hype, stai calmino. Quest'oggi con tutti quanti voi volevo condividere una mini lista di cose che accadranno. Ovviamente non tutto, perché non possiamo spoilerare ogni singola cosa che ci sarà nell'evento finale di questa stagione, anzi di questo capitolo, perché sì ragazzi miei, il 3 dicembre alle ore 22, quindi alle 10 di sera, molti ancora non sanno dell'esistenza di questo evento finale che andrà a chiudere appunto il capitolo 3 di Fortnite. Onde evitare spoiler di qualsiasi tipo e soprattutto teorie che potrebbero risultare alla fine esser vere, ragazzi miei, tutto ciò non verrà citato, né fatto vedere tramite delle clip, replay e quant'altro. Però una cosa per cominciare volevo accennarvela. Eh sì, tratterà proprio quello che stiamo vedendo in questo esatto momento, ovvero la lobby. Avete visto il mega takeover del cromo? Qui nel menu principale vi è un'invasione ovunque vediamo cromo. Posso dirvi questa cosetta, poi non so se ritenerla spoiler oppure no, ma comunque sia dell'evento ancora non parliamone, ok? Sappiamo solo che ci sarà un emote di gruppo, quindi voi assieme a tutto il vostro team, quindi coloro che parteciperanno all'evento finale assieme a tutti quanti voi in lobby, ragazzi miei, eseguirete un emote di gruppo. Qualcosa che abbiamo visto in precedenza? Affermativo, come ad esempio nell'evento finale collisione. Tutti quanti pronti nella lobby nel momento in cui il server ha startato la partita, ci siamo lanciati in game tramite la nostra capsula sotto ai piedi. Eh sì, è stato davvero emozionante. Stavolta però sarà un po' diverso e sicuramente ci arriverete da soli. Immaginate il cromo presente qui, ok? Nel menu principale. Ed unitelo ai mega vortici che ci sono già in partita. Il mega tornado di cromo che utilizzate per andare in safe, esattamente. Unite la lobby assieme all'emote e al tornado e ragazzi miei, immaginate già il tutto. Alcuni tra di voi ricorderanno questa mod, Fuga Impossibile. Perché vi mostro ciò, vi starete chiedendo? Perché con l'evento finale che vedremo a giorni, aggiungeranno nuovamente una feature che ho amato all'interno di questa modalità, ovvero l'unione ad un gruppo tramite un emote e soprattutto la chat vocale. Vi mostro la clip per farvi vedere il tutto meglio. Posso decidere se fare squad. È lui. Ah, Polipona. Ma è bellissima questa cosa. Avrete ben capito che durante l'evento finale il gioco ci permetterà di utilizzare ben due emote. Quella del Batti 5 per unirsi ad un gruppo, formare un gruppo dall'inizio, oppure ragazzi miei, una seconda emote che si chiama Sia, esattamente Sia Brothers con il simbolo della pace, per livare, per uscire da questo gruppo e quindi formarne un altro con altri membri. Al che mi chiedo, ma se io entro in partita con un gruppo di 4 persone e poi tra la massa non riesco a distinguere quelli che sono i miei compagni di squadra, magari qualcuno c'ha la stessa skin ed entro nel gruppo sbagliato, che cosa accade? Tutto dipenderà ovviamente da quanti player popoleranno le lobby di questo evento. Abbiamo visto eventi in cui c'erano 20 player, 30 player, un massimo di 40 player, e sì, sono parecchi. Consiglio vivamente a tutti coloro che stanno guardando questo video di prepararsi ad un regalozzo, un backpack, uno zainetto che riceveranno tutti coloro che parteciperanno all'evento finale. Si chiama Frammento Zero e come potete ben vedere è un qualcosa che porteremo e indosseremo già tramite l'evento finale. Poi molto probabilmente verrà consegnato a tutti gli utenti in gioco post evento e nel momento in cui comincerà il nuovo capitolo, non appena i server torneranno online, si spera. E a proposito di server online,
quanto durerà questo downtime? Posso dirvi con tutta onestà che non ne ho proprio idea. Sappiamo solo che nei file sono stati trovati solamente due voci inerenti alla fine dell'evento. Uno chiamato Night Night, e sicuramente lo avrete già sentito in passato. Fa riferimento al buco nero. Ma non immaginatevi il solo buco nero, ovvero quello che tutti quanti conosciamo come fine capitolo 1. Credo che sarà un loading screen post evento con la scritta continua in basso a destra. Infatti vi è un'altra voce chiamata giocatore offline, ovvero che non possiamo interagire, della solita schermata con il timer in basso a destra e la scritta continua. Ci sarà un timer anche in lobby, ovviamente, e sarà proprio qui sulla mia destra, a fianco al vostro personaggio e quindi a fianco al vostro nickname. Timer che non so quando comparirà, ma credo una decina di giorni prima dell'evento. Questo timer ovviamente comparirà anche sulla mappa, ed è il solito timer che troviamo sempre al centro, quindi sopra Loot Lake. Il fatto è che tramite i file al momento questo timer si trova precisamente su questa casetta verde che abbiamo già visitato ad inizio stagione per completare delle sfide, se non erro, paradiso. Quindi alquanto strana come cosa, vi giuro ragazzi, è precisamente quassù. Esatto. Tra l'altro io credo che al momento questo sia solamente un placeholder, anche perché sopra Loot Lake e quindi laggiù abbiamo queste due fratture, potrebbero piazzarlo proprio qui in mezzo, tra la frattura sinistra e la frattura destra. Eh sì, l'evento finale, ragazzi, per chi non lo sapesse, si chiamerà frattura. Vi dico la mia, credo proprio che la zona perfetta in cui piazzare un timer di fine stagione sia la casetta di Loot Lake. Ragazzi, non si può trovare di meglio. Metterlo proprio lì, guardare al cielo, e ovviamente va a puntare su una delle fratture, quindi toppissimo. Credo che senza spoilerarvi il mondo vi abbia elencato un pochettino di cose che accadranno in questo evento finale. Cosa molto importante: prima che la season volga al termine, riaggiornate il codice Martex e la tienda The Farnet per sostenere al 100% il canale. Andiamo a guardare assieme il negozio oggetti, sperando che il video sia stato di vostro gradimento. In molti mi avete già chiesto quando si potrà entrare per guardare l'evento finale e soprattutto come non perderlo. Ragazzi miei, io comincio la live almeno 3 orette prima di tutto ciò, quindi non dico che bisogna loggare per forza così tanto tempo prima, però almeno 2 orette, 1 oretta e mezza io la metterei da parte, quindi sono così, ragazzi, perché alla fine si va a creare una coda infinita e molti player alla fine rimangono sempre fuori, perché ragazzi davvero si creano delle code, tutti quanti vogliono partecipare all'evento finale e magari neppure riuscite ad accedere. Quindi un consiglio per tutti coloro che non volessero perdere l'evento a tutti i costi: ragazzi miei, loggate almeno 1 oretta e mezza prima. Lo so, è molto, però ragazzi, non potete arrivare 5 minuti prima che il tutto venga startato. Comunque sia, lo shop io l'ho fatto vedere così di sfuggita mentre vi dicevo queste cosette. Hanno praticamente messo tutti i vari set che con un emote integrata cambiano. Eh sì, due skin che abbiamo visto per la primissima volta, quindi Ava e Remy ad Halloween, più quella di Camille che ho shoppato ieri a fine video mattutino. Va benissimo ragazzi miei, la skin qui la amo. Io spero che il video, come già detto, sia stato di vostro gradimento. Condividetelo con tutti i vostri amici affinché tutte queste info arrivino a più persone possibili. E se ancora non siete iscritti, distruggete il bottoncino rosso qua sotto e quindi il tasto iscriviti, attivando la campanellina, cosa molto importante. Noi ci becchiamo più tardi con lo shorts delle 14 oppure in un prossimo video mattutino ogni giorno qui alle 7. Un salutone da Martex e come al solito un bel SIA BROTHERS!